Iniziato un weekend di svago totale. Il mio lavoro per questa settimana è finito e siamo solo a mercoledì. Infatti domani è festa, venerdì ho un matrimonio e sabato e domenica sarò al mare. E ho deciso di portarvi con me il più tempo possibile. Adesso andrò a festeggiare il compleanno di mia cugina in Val d'Aosta e quindi direi che il weekend può iniziare, come anche questo vlog. E questo era il locale in cui abbiamo passato la serata del 40° di mia cugina. Ho ripreso il sopra perché era troppo bello e abbiamo cantato perché c'era il karaoke, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo divertiti e siamo tornati a casa anche un po' tardi. Infatti il giorno dopo, la mattina, ce la siamo presa davvero con comodo, abbiamo pranzato a casa, poi siamo andati a fare un giro in centro, abbiamo preso un matcha, io da Starbucks e Michael in un altro posto, matcha caffè. Poi siamo tornati a casa, siamo stati un po' appunto a casa, abbiamo fatto delle cose, abbiamo preparato le valigie che ci servivano già per il giorno dopo e poi la sera, siccome avevamo il frigo vuoto, siamo andati in centro e abbiamo mangiato qualcosina. Io in particolare ho preso un fantastico, adesso lo vedrete. Ecco, questo è un burrito di sushi ed è uno dei miei cibi preferiti da mangiare fuori. Il giorno dopo sono andata al parrucchiere al mattino presto e sono rimasta un po' perché ho fatto oltre la piega anche un po' di colore che volevo ravvivare e poi mi sono preparata per il matrimonio. Un tour de force, ma sono pronta per il matrimonio. E questi eravamo noi il giorno del matrimonio. Da qui in poi non ho fatto più tante riprese perché eravamo in compagnia, eravamo in tantissime persone. Comunque ci siamo divertiti, abbiamo ballato finalmente. Ecco, questa è una cosa che non vi ho mai detto, mi piace ballare. Quello che vedete è un nostro amico, quindi non spaventatevi. E comunque poi siamo tornati alle 4, abbiamo dormito lì nei pressi del matrimonio e poi siamo ripartiti per andare al mare. E questa sono io che mi dondolo e mi rilasso in terrazzo. Questo era proprio il terrazzino del nostro amico, c'era una vista spettacolare che adesso vedrete. E questo è quanto, non ho girato altri video perché comunque siamo stati in compagnia, ci siamo goduti i momenti e il cellulare non l'ho voluto tanto usare. Però comunque spero di avervi fatto vedere uno spicchio carino del mio weekend e spero che anche voi abbiate trascorso un bellissimo weekend lungo. E noi ci rivediamo al prossimo video.